Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video gameplay di Star Wars Jedi Survivor su PC. Ormai ci siamo prossimi alla fine. Abbiamo scoperto che la bussola, che ci permetterà di attraversare l'abisso incolumi e raggiungere Tanalor, si trova sulla luna frantumata di Kobo. Daga Anghera ci ha già preceduto ed ha inviato il suo scagnozzo. Scagnozzo Jarvis? È quel coso grosso, quel colosso che se gli tagli un braccio gli ricresce. Come Junior. Quindi noi adesso siamo sbarcati anche noi. Sulla. Noi, in realtà solo io, Cal. Beh, solo Cal, io no. Revis. Ho detto Revis prima. Dobbiamo trovare Revis, che appunto sta cercando questa bussola. E lo dobbiamo precedere, oppure la facciamo trovare a lui e gliela fottiamo dalle mani. Perché no? Come detto, su Kobo, della luna frantumata di Kobo, l'abbiamo già fatta. Siamo già stati una volta, abbiamo sbloccato diverse scorciatoie, quindi in teoria dovremmo riuscire a fare degli spostamenti abbastanza facili. Vediamo, perché abbiamo anche nuove abilità riguardanti la forza che potrebbero aprire nuovi corridoi, nuovi tragitti che prima non potevamo fare, quindi farci accedere a complete nuove aree. Di Revis si dirige verso la torre. Ah, quindi in realtà sta arrivando adesso, maledetto. Conviene passare per il meccanismo. Dici? Vediamo se questa. Fermiamoci. Ovviamente punti di meditazione, non è che uno deve per forza fermarsi a ogni singolo, però salva, quindi in caso di morte è utile, altrimenti non salva il gioco, ragazzi. Ecco la nostra nuova abilità, subito all'opera. Ovviamente qui non c'eravamo mai stati. La potenza di forza. Non sono riuscito a usare la forza per mandare indietro quel razzo. Allora, hai rotto le scatole. Sei finito. Grazie. Insopportabile. Vai. Avrei preferito che fosse esploso il droide. Vabbè. Ma sono morto! Non disto la vita! Semplice. Visto? Che cosa dicevo prima? I punti di salvataggio. Sono spawnato, adesso mi ha fatto ricominciare da poco prima. Già. All'aria di essere un intruso. Non possiamo confondere nessuno, neanche lui. Che sono morto un'altra volta. Non riesco ad usare delle skill perché se si tiene premuto la Y con la doppia lama, con la doppia spada, ha una skill sua, ma io volevo tirarli su con la forza. Ma bene, cosa abbiamo? Comunque non è la prima volta che succede, secondo me. O è proprio questo stile che non va proprio a braccetto con quello che voglio fare. Però vabbè. Comunque è finita! Andiamo. No, non si può tirare, non si può sollevare. Quindi tutti gli sforzi che ho fatto prima sono stati inutili. No! Ancora
Attenzione! Forse Santari ha nascosto la bussola in quella torre. C'è solo un modo per saperlo. Appena in tempo. Vediamo. Devo andare dietro dove stavo guardando prima sicuramente, ma passando qui a sinistra. Ma questa sempre sì. Devo semplicemente passare. Bisogna passare per la camera di fuoco. Sì, neanche a me fa impazzire. Come dicevo, qua bisognava passare. Ah, quindi dobbiamo passare nella camera di fuoco. Rischioso, eh. Però emozionante. Perché non costruiamo una fabbrica sulla Luna? Così eviteremmo di portare materiali da altrove. Ah. Sparcela. Farebbe piacere anche a me, sì. Molto piacere. Come detto, questa secondo me è la mappa più bella del gioco. Senza ombra di dubbio. Questa struttura, secondo me, è quella fatta meglio, sia in dettagli che... anche artisticamente. Adesso quasi. Qualcuno verrà colpito? Molto bene. Dubito che questi altri riescano a sollevare, infatti. Però li posso fare indietreggiare fino a là. Sono finiti? Bene. Non sono finiti. Colpisco. Preso. Dammi qua, BD. Che mi succede? Più forte. Ah, non è che gli faccia moltissimo, però almeno mi ha stunnato un attimo. Adesso gli facciamo fuori. Per quanto tempo sei rimasto immobile? Presto canterai di nuovo. Ok. Ehi, Cal, ci sei? Sono qui. Tutto a posto? Ce la stiamo cavando. Non permetterti. A quanto pare questa era la zona della strada da seguire. Facci sapere quando stai tornando. Certo. Non così, a quanto pare. Oddio. È così.
Dobbiamo andare di sopra, spero. È normale che sia rumoroso. È il più difficile. Non mi scappi. Abbiamo fatto. Neppure i droidi sono al corrente del piano. Diamo un'occhiata. Cosa vuoi che gli importi ai droidi? Jedi, ho sentito che sei ancora vivo. Se resisti. Non dovrei. Il potere è libertà. Il potere è libertà. E se non scappi, vedrai il mio potere con i tuoi occhi. Mi sono sempre chiesto una cosa sui Jedi. I vostri ideali insegnano la pazienza, la pace. La brutalità del genio. Questo è ciò che si ricorda la galassia delle guerre dei cloni. Non la galassia. Coloro che sono caduti a causa di questo impero sono una mera ombra di quelli dell'epoca di Dario. Eppure, stai considerando. Forse mi sorprenderai. Non serviva neanche. Hai già ucciso per il tuo scopo. Forse non sei poi così diverso da me. Non ti mostrerò alcuna pietà. In cambio, non me ne aspetto alcuna da te. Possiamo solo salire dentro un'altra camera di fuoco. Già, ne bastava una. L'unica vera sconfitta. Non ce ne frega niente a Cala di quello che sta dicendo. Perché dobbiamo andare qua dentro? Sì. No, forse. No. Si avvicina solo per sta cosa. In cui potrai realizzare di nuovo la visione di Dagan. La tenacia rivela il cammino. Meglio. Di Kree. Lei non si aspettava che si arrivasse a questo. Prese le sue decisioni. Ma se ci aiuterà a trovare una casa lontano dall'impero, tanto meglio. Ah. Mm-hmm. Qui è diverso. Sì. Ma ci sono i viaggi rapidi. Ma i punti di meditazione sono. Andiamo, BD. Ho scoperto dopo 16 ore. Quanto. Sei in ritardo. Quante ore sono passate? Ti aspetto nella torre di controllo. Raggiungimi se pensa un po' voi. Pensate un po'. Che cos'è? Questi palloni adesso li devo utilizzare in qualche maniera, no? Mi butto. Non mi dice cosa premere. Quindi? Non dovevo passare di là, a quanto pare. Mi ci posso appendere, arrampicare? No. Occhi aperti, non deve passare nessuno. Ma servono a qualcosa, e mi sa che. Se non servissero a niente. Solo un graffio. Che farà? Un solo attacco alla volta, se mi attaccano insieme. Non mi tocchi. Non riesco a parare. Vabbè. Come ai vecchi tempi. Rompi scatole come voglio, eh. Tanto facciamo se con questo. Prendi questo. Ah, quasi morto.
effetto! Jetpack attivato! E si hanno rotto le scatole comunque. Oh, battiamolo! Ciao di fuori! Ma infami maledetti! Non mi ha fermato! E questa la chiami battaglia? Non sei messo bene! Oh. Serve uno steam! Ho ancora il tuo! Entriamo in azione! Ma ce l'ho locato! Amico! Ottimo! Qui ci vuole la sostanza di BD. No, niente. Lì si passa. Non è il momento migliore per ascoltare gli echi che lui... La ganghera ha fiducia. Che carino però, dirà qualcosa che a me sfugge. Ha aspettato. Venghino! Gliene frega niente. Amico, aiuto! Sei un infame. Prego. Ah, non me la fa. Ah, non ho la forza. BD, aiutami. Adesso va meglio. Giù! Però non possiamo usare, chiaramente. Va bene. Non la vedo però passare. È già passato. Non ci arriva. Chiaramente. Casca prima. Funzionato. Quei macchinari su Kobo sono stati prodotti qui. Vediamo di portare questa sostanza che però in realtà il buco è di sotto. Portarlo di sopra non è affatto facile. Comunque, cioè è facile, ma non è così immediato. L'attrezzo trovato alle guglie di pietra. Forse qui potrebbe aiutarci. Sai già cosa fare, vero BD?
Non so se da qui riesco a portarlo di là. Distrutto tutto? Ha distrutto tutto? Ok. Allora era più semplice di quello che sembrava. Qua, qui, niente. È chiusa. Riprogramma droid Ega. Per manomettere e controllare i droid Ega danneggiati. Oh, interessante. Interessante. Vedremo. Avrà qualche implicazione utile. Però dice danneggiati. Quanto danneggiati? Ah, credo che possiamo saltare. Scopriamo cosa voleva fare Kree. Wow, terminale inutilizzabile. Come avremmo fatto senza queste informazioni? Wow, delle immagini. Santari. Dagan, cosa hai fatto? Il mio dovere. Fermati. Tu vuoi ciò che voglio io. O non avresti ingannato il consiglio? Ti sei smarrito. Arrenditi. Sistemeremo tutto, insieme. Ora vieni con me. È troppo tardi per questo. Quanta disperazione, Santari. Danalor ci scivola via dalle dita. La mia disperazione è per te. Danalor ti ha cambiato. Ha cambiato anche te. Fatti da parte. No. Allora proseguirò da solo. Oh. Gli ha tagliato il braccio Santari Kree. Santari. Serve un droide medico qui e preparate una vasca di Bacta. Ma lui ha usato la forza per spostare. Lei gli ha mozzato il braccio. Cos'hai trovato? Di netto. Perché? Cioè, però... Tecnologia dell'Alta Repubblica. È compatibile con il mio rampino. Forse ci aiuterà a salire la torre. Un rampino 2.0. Tieni premuto, rilascia l'etio. Dagan non lo consegnò. Perché? Dove va? Ah, ma così. Ah, banco da lavoro? Non ci serve niente. Facciamo un tentativo. Ecco che servivano sti palloni del ca. Del ca. Del ca. Del ca. Del cazzo. Finalmente. Ah, funziona. Alla fine del gioco hanno avuto la loro utilità. Io devo zampettare in giro come un coniglio. E sia. E sia. Oh wow, l'ho trovato. Devo essere un po' più rapido. Ma questo fa male. Letale. Appare letale. Cioè alla faccia di un raggio laser letale, però. Se non si sperimenta.
Volano via, sono delle pippe clamorose. Non possiamo sbloccarla. Ah no? E quando? Quando che il gioco è finito? Ma così torniamo indietro però. E dobbiamo tornare indietro. Perché infine qui... Ecco allora. Riposiamo al punto di controllo di meditazione più vicino. Laboratorio termoregolatore. Vabbè. Andiamo, amico. Eccoti, dai, un bello scontro all'ultimo sangue. Perché hai attivato il meccanismo? Sono passati parecchi anni dall'ultima volta che ho ucciso un Jedi. E non siamo molti, quindi. Perché hai attivato il... Ti ho sentito. Molto tempo fa Dagan mi sconfisse in battaglia, conquistando la mia lealtà. Combattemmo fianco a fianco, fino a quando i Jedi non lo tradirono. Ci vollero molti del tuo ordine per battermi. Tuttavia, decisero di disonorarmi, negandomi una morte da guerriero e lasciandomi marcire in una gabbia per secoli. E così... Sembra che i nostri destini siano intrecciati. La fine del tuo ordine mi ha permesso di fuggire. Eppure non è cambiato niente. Sei ancora un servo di Dagan. Il tempo non ha ragione di scalfire la mia lealtà. Senza un codice puoi servire solo te stesso. Dov'è la bussola, Ravis? Io non ti devo nulla! Jedi! Se vuoi sapere qualcosa da me, prima dovrai combattere. Meno male. Non vedevo l'ora. Volentieri. Stim, ora! Tu sei un guerriero! Beh, mi piace pensarlo. Aiuto, PD! Quanto resisterai? Battaglia gloriosa! Prova a colpirmi di strumo. Distruggo. Cosa sai fare? Due. Questo momento da 200 anni. Allora fase 2, fase 2. Meno male. Ma quante volte mi ha... Oh,
ma perché non mi ha... non mi ha dato lo Steam, però... mannaggia. Devo essere più calmo. Non attaccare senza senso. Solamente per farlo più velocemente. Bisogna parare. Messo. Lo sapevo ci sarebbe stato quell'attacco pesante. Perché ho attaccato? Certamente meglio, poi si sbilancia e posso dare una realtà. O no? Tuo potere! Ma colpito pochissimo. Così dovrei fare anche nella fase 2. Con calma, con calma. Poi là mi è così lanciato. Quanto mi mancava tutto questo. Capoco. Beh, rallentatore. È fatta, dai. Impegnativo, ma non difficile. Mi arrendo. Tu ti sei fatto valere. Dov'è la bussola? All'osservatorio di Santari Cree, come sospettava Dagan. Ho aperto la via. Sta andando là. Ti ho battuto. Unisciti a me. Affrontiamo Dagan insieme. Non lo farò, Jedi. Dopo tutti questi secoli, sogno ancora Tanalor. Speravo di rivederlo, ma... oh, non succederà. Ravis. Dagan Gera si trova sul tuo cammino. Ma anche noi comunque volevamo andare a Tanalor. Solo uno di voi raggiungerà Tanalor. Jedi, dammi una morte da guerriero. Ora! Halla è proprio fuori. Andiamo via. Cosa abbiamo? È un cristallo. È un cristallo, sì, è un cristallo. Nuovo beneficio ottenuto, che forse dovrei dargli un'occhiata ai benefici. Grease, mi ricevi? Cal, non so cosa hai fatto, ma quei droidi a bordoio stanno uscendo a tutta velocità. La piattaforma d'atterraggio è libera, ora faccio scendere la macchina. Ricevuto.
Ti aspettiamo, ragazzo. L'osservatorio di Sant'Aricrin. Forse Raylis aveva ragione. Non ricordo. Ha abbandonato il codice dei Jedi. Guardalo adesso. Consumato dall'ossessione per Thanalo. Cosa c'è di diverso da quello che stiamo facendo noi? Non preoccuparti. E grazie per il tuo aiuto. Sto facendo esattamente la stessa cosa. Entrambi vogliamo Thanalo come posto sicuro, ma per due motivazioni diverse. Io continuo a dire che questa è la zona migliore del gioco. Se hai dei guai tu dammi retta, forza corri un po' più in fretta al saloon di Pailun, pure aperti anche qua giù. Ehi, ma guarda, è vivo! Come stai, ragazzo? Calmo. Qualunque cosa tu abbia fatto ha lasciato il segno. Raylis è morto. Un gran segno. Fammi indovinare, si va su Kobo? Direi di sì. Ehi, Jetpack, dammi una mano. Sì, certo. Ormai ci siamo, eh. Ormai ci siamo, sappiamo dov'è la bussola. Sappiamo dov'è la ganghiera. Non ci capisco niente di questo posto, Cal. Sta attento. Ormai. Ci sia. Vediamo un po'. Kobo, bene! È da un po' che volevo far visita a Monk. Siamo sempre su Kobo, praticamente. BD, non toccare niente. Devo sgombrare la mente. Perché devo usare l'olo tavolo? Sei pensieroso? Di nuovo? Sai leggermi la mente? Non è un trucco Jedi. Basta guardarti. Sulla luna frantumata ho visto Dagan sfidare Sant'Ari. Thanalor lo aveva consumato a tal punto da fargli smarrire la via. Mi ricorda la mia lotta contro l'impero in questi ultimi anni. Il fatto è che non voglio finire come lui. Ho come l'impressione che la bussola per Thanalor verrà distrutta. Ma non è l'ambizione a guidarti. Non capisco perché non si sia accorta in tempo che lui stava cambiando. Amore? Sognavano insieme. E soffrivano insieme. Non è facile destarsi da un sogno condiviso. È questo che temi di più? Smarrirti? Sì. Un po'. Se mai dovessi smarrirti, ti guideremo noi.
Quindi siamo arrivati. Lo so, non preoccuparti, va tutto bene. Stai bene? Questa bestia si spaventa quando c'è qualcosa che non va. Non so come faccia, ma ho imparato a fidarmi. Volete salire sulla montagna? Così pare. Non so se chiamarvi pazzi o coraggiosi o entrambe le cose, ma fate attenzione, va bene? Parliamo dopo. Ok. Faremo attenzione. Cascate con me. Penso di sì, ormai. Com'è che ti chiami tu? Se devo portarti rancore, devo almeno sapere il tuo nome. Io sono Cal, lui è BD1. La mia vecchia mi ha chiamato Scuba Steve. Ah, gli occhi. Il pescatore. Al Saloon di Pailun c'è una vasca per i pesci che potrebbe interessarti. Il Saloon di Pailun? Quella pozza torbida e maleodorante giù nella valle? Ah, va bene. Come non dico? D'accordo, se proprio insisti. Vediamoci al Saloon e forse butterò un occhio su quella vasca. Buono. Buono. Cosa? Non si apre al 1000x1000. 1000x1000%. L'ascensore non c'è. C'erano forse dubbi? Sott'acqua cosa abbiamo? Una cassa. Pazienza. Oh, speriamo che... Vediamo cosa c'è più avanti, amico. Che becchiamo la strada giusta, ma non è che ne so tanto sicuro. Che fa sto tacchino? Buttiamolo di sotto. Non è andato di sotto, ma buon per lui. Ci stiamo avvicinando. Vabbè, vediamo sto ego, va. Non sarà facile. Pensa alle ricompense, Shana, avanti. Va bene. Ah. Facile. Occhi aperti, soldato. Un intruso. Cosa? C'è stata un'irruzione. Fuoco! No. Ce la fa provare subito. Spara in modo eccellente. Vediamo. Come facciamo a colpirlo? Non disponibile in combattimento. Quando dovrei farlo? Ah, ecco, te lo dice lui. Vediamo. BD, lanciami uno stim. Ma rimane con poca vita, però. Sì, è giusto, perché l'abbiamo danneggiato. Non è che può ricaricarsi con la vita magicamente. Però... non capisco l'utilità di questa cosa. Semplicemente. Ah.
membro delle guerre dei clon, ci attacca! Vagabondo, proprio per me. Ma sono quelli che si mimetizzano. Perché era abbastanza visibile. Non mi ricordavo di questa cosa. Ma prescinde da tutto. Tutto questo per una cassa estetica che mi dà. Baffi e mosca. Tra l'altro avevo detto di voler fare un Cal Kestis simile ad Abram di The Walking Dead. Non l'ho toccato minimamente. Abbiamo il Cal Kestis standard. Sei mio! Spero faccia male! Aia! Fa malissimo, è fuoco! Non lasciatevi intimidire! Muoversi, ora! Non ti confondo! Sono tuo alleato! Sì, ma non mi spara! Ho sparato lo stesso boss. Mi serve uno spin. Ma va la fine. Allora, scorciatoia. La vista non è granché. Non so. Penso che di qua non ci sia niente. Se non appunto qualche oggettino così. Ah, ma c'è il raggio che mostra la via. Pensa un po', ho notato adesso. Non è possibile! Signor lanciafiamme, tu dovresti uccidere tutti in un lampo. Ma sti cosi che fanno finta di non esserci. Ci sono imperiali ovunque. Devo continuare a salire. Posso dire una cosa? Era ora. Un gioco di Star Wars e gli imperiali si vedono ogni 10 ore. Mi stanno dando la caccia. Non li devo uccidere per forza. Però ci siamo. Free experience. Questa mi è nuova. Ah, la morte di Kulat è la cosa più bella. Vabbè, lasciamolo lì. Mi serve una mano. D'altronde è stato un alleato prezioso che facciamo, lo ammazziamo adesso. Secondo me dovevamo aggrapparci. È andata bene lo stesso. I predoni hanno spaventato l'impero. Potrebbe mettersi male, BD. La visibilità è pessima. Dobbiamo proseguire. Ragazzi, ormai ci siamo. Siamo per arrivare al nostro amatissimo Daganghera. Però, per non andare troppo lunghi in questo video, ci fermiamo qui. Così che non facciamo quest'ultima parte
tutta super mega esplorativa. Un condotto elettrico. Tu non puoi farci niente, eh? Questa maniera continueremo tranquillamente nel prossimo episodio. Rifaremo un po' di parte esplorativa che non sarà troppo pesante nel prossimo video, quindi dato che l'obiettivo è molto vicino, speriamo che sia così, e affronteremo infine la ganghiera e vediamo cosa succederà con la bussola per superare l'abisso di Thanalor. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete, e se volete iscrivetevi al canale. Grazie mille per la visione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.